Ora sei in diretta. Mi pare di esserci, credo di sì. Buongiorno a tutti. Oggi continuiamo la nostra serie di incontri con gli autori in questo spazio che abbiamo chiamato Casa La Terza, che è uno spazio, diciamo di connessione col mondo in qualche modo. Oggi, come sapete, ci sarà Stefano Mancuso. Che è un neurobiologo vegetale. Lui ha scritto moltissimi libri, ve ne cito il primo e gli ultimi due, cioè il primo che è Verde Brillante e gli ultimi due libri che ha fatto con noi, che sono L'incredibile viaggio delle piante e La nazione delle piante. Su cui poi torneremo. Non so se lui adesso c'è, perché alcune cose le vorrei dire in sua presenza. E adesso considerate che questa è la mia assoluta prima volta in video e non soltanto in video, cioè credo di avere 10 fotografie in tutta la mia vita, quindi. E le fotografie sono qualcosa di più riservato e intimo, quindi perdonerete, diciamo, tutte le lungaggini, difficoltà di comunicazione, che comunque credo di limitare. Ciao Stefano, tu mi senti? Sì, ciao Anna. Buongiorno. Ah, okay. No, stavo dicendo che stavo dicendo chi sei, ma credo che molti lo sanno. E ho citato tre libri, il tuo primo libro, Verde Brillante, e i nostri due libri. Citavo il primo libro perché è quello che mi ha permesso di conoscerti, è quello che mi ha portato a venirti a trovare la Limva. E prima ancora di venire lì, il motivo per cui sono venuta, oltre alla piacevolissima lettura, è che. Mi sposto perché, scusami, perché ho la luce che mi arriva in faccia. Oh, La mia meglio. qua. Ok. Ecco. No, la mia, Anna. Dicevo, l'effetto che mi aveva fatto leggere quel libro, del motivo per cui sono venuta a trovarti, è che improvvisamente il mondo mi era apparso più grande, ma molto più grande. E questo era un effetto, diciamo, non solo di stupore, ma anche di grande tranquillità esistenziale, direi, perché. Improvvisamente mi sentivo essere parte di un tutto molto più grande e tutto sommato potevo svolgere le mie cose con molta più tranquillità e con un minore autocentramento, e questa era trovo una cosa sconvolgentemente positiva. E perché dico che sembrava molto più grande? Perché diciamo che il mondo vegetale improvvisamente aveva smesso di essere la quinta su cui mi muovevo, cioè una quinta teatrale in cui tutti noi ci muoviamo. E aveva preso vita fondamentalmente, cioè improvvisamente quella roba lì era vita. E questa cosa, diciamo, mi ha talmente colpito positivamente da non poter resistere, e quindi è cominciata questa amicizia con te, che ha preso vita da un'altra passione comune, che sono le mappe. Ma di questo non voglio raccontare la storia della nostra, diciamo, relazione professionale e amicale. Di prassi, prima di entrare nel vivo, riprendere il discorso che stavo facendo, perché questa storia del mondo più grande, sarà uno dei fuochi del nostro incontro. Di prassi, diremo sempre come stai vivendo questi giorni, cioè come vivi. Come vivo, come tutti, chiuso in casa, con una routine, strettissima che riguarda il momento in cui mi alzo, il momento in cui faccio lezione, quando pranzo, quando vado a letto, quando faccio un po', cerco di fare un po' di attività sportiva, ma con esiti, catastrofici. Cioè, come, li sto vivendo male, ti dico la verità, io tutti quanti sono. Parlano, diciamo, delle possibilità della quarantena. Io queste possibilità no, le vedo poco. Fra l'altro, non so cosa, non capisco cosa accade, ma il tempo si contrae e quindi
praticamente una giornata passa in un baleno e io la passo esclusivamente davanti al computer. Faccio le lezioni, poi c'è tutta una sequenza di Skype di persone che prima magari avrei fatto una telefonata, ci saremmo visti davanti a un caffè, che invece fanno riunioni, meeting. Insomma, la sto vivendo così, la sto vivendo online, la sto vivendo male. Non, se prima finisce, meglio è. Ma in effetti poi tra l'altro la cosa che adesso diciamo per mettere da parte un attimo la tragicità di quello che sta accadendo per avere un momento di, come dire, di astrazione da questo. Adesso mi ritrovi, eh? Va bene? Mi senti? Adesso Sì. Io sì? Ok, sì. perfetto. Sì. No, dicevo, siccome faccio sempre una gran scorpacciata di fiction e in particolare di film post-atomici che il mio marito mi ha sempre fatto vedere, alla fine adesso mi piacciono moltissimo, mi sembra ogni volta che vado al supermercato, insomma, tanto per trovare, diciamo, nel nutrimento una qualche forma di distrazione, mi sembra di uscire come nei film post-atomici da sola con la maschera, cioè attraversare lande, diciamo, desolate per arrivare a procacciarmi una qualunque cosa da mangiare, che è una cosa che sembrava, diciamo, impossibile accadesse e invece no, è così. Comunque, per arrivare a noi una cosa che è capitata quando ci siamo incontrati o poco dopo è che tu a un certo punto mi hai parlato dell'alianto. Perché parlo dell'alianto? Perché tu mi avevi detto l'alianto è una pianta molto, diciamo così, poco amata, mettiamo così, ma in Ailanto, realtà Anna. alianto, alianto. Ho Ailanto. detto alianto, sì, Sì, pensavo va all'aliante. bene. È una pianta che non molti amano, in realtà io l'amo moltissimo perché ha una grande capacità di sopravvivenza. Allora, la domanda che io ti farei per primo è, rispetto al virus, diciamo, avere il tuo occhio di scienziato, cioè il virus visto in modo avautativo, cioè come organismo che cerca di sopravvivere, come lo descriveresti? Beh, sai, è difficile avere, soprattutto in questi giorni, avere uno sguardo obiettivo e quindi di fatto i virus sono una. Non, per quanto ci sia anche una discussione se debbano essere o meno considerati una forma vivente, secondo me sì, io non vedo perché no. Trovo, diciamo, che agli occhi di uno scienziato abbiano uno straordinario fascino perché sono una forma di vita così semplice, così veramente ridotta all'osso, e che però ha questa enorme capacità di propagare, di mantenere in vita la propria specie. Lo vedo come una specie di insegnamento per noi. Ora è chiaro che ci sono dei virus che sono più intelligenti, chiamiamoli così, più efficienti, più efficaci, ed altri che lo sono meno. Ora, questo qui, per esempio, che ci ha appena colpito, non ha una grandissima efficienza, nel senso che spesso uccide il suo ospite. I virus più efficienti sono quelli che invece parassitizzano l'ospite ma non lo uccidono, quindi lo mantengono in vita e così si garantiscono, come dire, una ulteriore possibile propagazione. E la cosa che più colpisce diciamo, e forse anche per questo che noi ne abbiamo così paura, è che è così simile a noi un virus. I virus meno efficienti sono una cosa molto simile all'uomo, cioè hanno una grande capacità di distruggere l'ambiente che li ospita. In questo, diciamo, non sono
molto efficienti. E allora, se vogliamo, se ne volessimo trarre un insegnamento, cosa che non è sempre necessario fare, ma insomma, qualora lo volessimo trarre, direi, non comportiamoci come i virus meno efficienti. Alla fine, quello che stiamo facendo noi al pianeta è in qualche maniera esattamente ciò che un virus poco efficiente fa al nostro corpo. Questa è una cosa che noi spesso abbiamo difficoltà a comprendere, cioè il fatto che noi uomini viviamo in un sistema che è il nostro pianeta, che è concluso, è finito. Allora, guarda, più o meno ci siamo anche come dimensioni, praticamente un virus che è qualche nanometro di diametro, per un virus, beh, noi siamo un pianeta. Certo. E quindi nella stessa maniera il virus efficiente lo mantiene in vita questo pianeta, il virus poco efficiente lo ammazza. Noi al momento ci stiamo comportando, diciamo, come un virus molto, molto poco efficiente. Dovremmo migliorare nella nostra efficienza. C'è anche da dire che siamo, come dire, una specie giovane, quindi un virus giovane ancora per questo pianeta. Spero che riusciremo a dosare il nostro impatto nei prossimi anni. Senti, il virus, tra l'altro, nel suo modo, diciamo, di diffondersi, quindi di sopravvivere, non è molto diverso dal modo in cui si diffondono le piante. Nel libro, aspetta che lo prendo, questo è il libro che è partito dalle mappe, come dicevo un tempo, cioè l'incredibile viaggio delle piante, in realtà era partito dalle mappe tanto perché era questa passione condivisa, ma perché tu la cosa che mi dicesti era appunto che le piante si spostavano, appunto, come dice anche Quam nel suo libro sulla spillover, i virus prendono un passaggio perché non hanno le gambe, non si muovono come gli umani. E dall'altra condividono con noi la caratteristica di essere, diciamo così, distruttivi, almeno questo virus qua, dell'organismo ospitante. Sì, dunque, rispetto a un virus, io no, non vorrei spingere troppo oltre la similitudine fra i virus e le piante, in quanto le piante sono degli organismi, incredibilmente, ordini di grandezza più sofisticati No, no, di certo. quanto sia un virus. Dubbio. Però, certamente, per quanto riguarda la propagazione, cioè la diffusione sul pianeta, che è una, diciamo, delle spinte primordiali di qualunque essere vivente, beh, usano ambedue, sia le piante che i virus, usano dei vettori per andare in giro, proprio perché non possono, non se ne, no, no, non sono, non se ne possono andare. Muoversi liberamente come fanno gli animali. Allora, e proprio si parla di vettori nei virus, si parla di vettori nelle piante, e le piante utilizzano qualunque tipo di vettore. Questa è la straordinarietà di questi organismi viventi, i quali, in funzione di dove si sono sviluppati, in funzione delle caratteristiche geografiche, climatiche, ambientali, ecosistemiche, nelle quali si sono sviluppate, hanno poi sviluppato una serie di meccanismi diversi per andarsene in giro, di generazione in generazione. Ci sono le piante che si affidano al vento, ci sono le piante che si affidano all'acqua, ci sono le piante che si affidano agli animali. Agli animali, diciamo, alcune piante si chiamano addirittura, vengono chiamate autostoppiste, sono quelle i cui semi si appiccicano al pelo degli animali. E vengono portate, diciamo, inconsapevolmente dagli animali in giro. Oppure ci sono le piante che producono la frutta, i frutti, proprio perché siano mangiati dagli animali e perché in questa maniera gli animali portino i semi in giro. Ci sono le piante esplosive, c'è veramente un mondo talmente straordinario che ha però come finalità sempre questa, cioè come fare a diffondersi il più possibile.
Questo è una cosa che io vorrei sottolineare, vorrei far capire quanto più possibile, cioè la finalità della vita. Spesso si parla, diciamo, quando noi ragioniamo di finalità della vita, tiriamo fuori sempre una trascendenza, una finalità che non hanno mai nulla a che fare con la biologia. Ma la prima, unica e, diciamo, principale, tutte le altre sono dei corollari. Finalità della vita è quella di propagare la propria specie. Cioè, se la propria specie scompare, tutto quello che quella specie era in grado di fare non ha più alcun senso. Allora, trasliamola a noi stessi. Se noi siamo in grado di scrivere libri, fare sinfonie, dipingere, eccetera, guardarci, utilizzare Instagram e parlare di questi argomenti, ma questo poi non fa sì che la nostra specie si propaghi come fanno le piante, come fanno i virus, beh, noi staremo dimostrando che non siamo così meglio, migliori, Ma anzi, scusa, lo sanno. questa, diciamo, questa appunto non si può nemmeno dire volontà di vita, cioè come dire, principio vitale che è presente nelle specie, certamente quelle vegetali, ma anche, diciamo, quelle animali, insomma, cioè questo è tutto il vivente. E, nel caso, diciamo dell'uomo, perché il problema è che noi abbiamo, tanto per tornare, diciamo, alla questione dei virus, abbiamo sostanzialmente una situazione di maggiore incremento delle malattie negli ultimi 30 anni, no? Diciamo di diffusione di virus, di batteri, di qualunque cosa che tu saprai meglio di me, che provocano migliaia di morti, milioni di morti, basta pensare soltanto all'HIV, per esempio. In questo caso c'è in qualche modo c'è una correlazione tra le nostre azioni e l'incidenza, cioè e lo sviluppo di queste malattie, oppure invece sono calamità naturali come se cade il meteorite, oppure viene il terremoto, eccetera. Cioè noi abbiamo cioè abbiamo una incidenza da questo punto di vista, e se sì, ci comportiamo, come dire, con una visione della vita molto più corta in un certo senso, cioè non di lunga. Guarda, cioè la questione ti rispondo subito, ora poi diciamo, approfondisco il perché. Certo che i nostri comportamenti dell'umanità influiscono in maniera fondamentale sull'apparizione di queste nuove epidemie e sul loro numero. Nel 2014 su Nature, quindi sulla più importante e prestigiosa rivista scientifica che esiste al mondo, si calcolava come dal 1990 al 2005, dal 1980 al 2005, non ricordo, ma insomma in un trentennio più o meno, il numero di epidemie mondiali fosse triplicato, se non di più, quindi almeno triplicato, che è un dato. Triplicare è un dato incredibilmente significativo, cioè non vuol dire un leggero aumento da 1 a 1,2 a 1,3, ma vuol dire per 3. È un aumento molto, molto alto. Ecco, a che cosa è dovuto questo aumento? Beh, è dovuto ovviamente al nostro impatto. Ora, permettimi di fare prima un prologo a questo problema. Il tutto dipende in parte dalle nostre attività umane, nel senso di ciò che facciamo sul pianeta, in parte da ciò che stiamo provocando in termini di riscaldamento globale. Cioè il riscaldamento globale, insisto su questa cosa, è il vero problema. È il vero problema, cioè ciò che noi stiamo
vivendo anche oggi con il coronavirus, veramente prendiamolo per una, per un piccolo avvertimento, per una spinta gentile, come dicono gli americani, che la natura ci sta dando per farci capire che andare a sprucugliare con la temperatura è una cosa estremamente, estremamente pericolosa. Guarda, questa non è neanche difficile da comprendere e non capisco come mai non diventi veramente l'argomento di discussione e di azione dell'umanità. La nostra temperatura. Io stamattina mi sono misurato la febbre, avevo 36,5. Anzi, avevo 36,3. Ero un pochettino sotto la media, diciamo, della temperatura tipica maschile umana. Perché la misuro? Perché se io avessi 37,5, quindi un grado di più, d'accordo? Potrei essere a rischio di aver contratto il coronavirus. Un grado di più cambia letteralmente la nostra fisiologia. Completamente. Se sei a 36,4 potresti essere asintomatico ma sano. Se sei a 37,5 potresti non avere il coronavirus ma sei malato. Qualunque essere vivente ha una temperatura, alcuni hanno, diciamo, la temperatura dell'ambiente, i cosiddetti gli animali a sangue freddo. Ma quasi gli omeotermi hanno una temperatura standard, loro, gli uccelli hanno 40 gradi, i cani 39. La differenza di 1 o 2 gradi cambia tutto, tutto. Addirittura cambia il volume dell'acqua. L'acqua a temperature diverse ha volumi diversi. Allora, non c'è un singolo parametro in questo universo. Come la temperatura per variare la fisica, la chimica e la biologia. Allora tutto varia in funzione della temperatura. Tutto. Talmente varia che è impossibile predire su un pianeta così complesso e unico come il nostro che cosa accade quando la temperatura aumenta di 2, 3, 4 gradi. Non lo sappiamo. Ma non solo non lo sappiamo, ma non lo possiamo neanche predire, perché è un sistema incredibilmente complesso. Allora, alcune cose le sappiamo. Aumenta la temperatura, si sciolgono i ghiacci, aumenta il livello del mare. Aumenta la temperatura, l'energia dell'atmosfera aumenta, aumentano gli eventi catastrofici atmosferici. Ma tanti altri, tutti quelli che riguardano la vita, gli ecosistemi non ne abbiamo idea. Allora, una delle cose che sembrano plausibili, anzi che noi stiamo già vedendo, proprio in funzione di quella idea che abbiamo portato avanti nell'incredibile viaggio delle piante, io e te, cioè la storia che la migrazione degli esseri viventi, il movimento è un principio vitale e che non si può impedire agli esseri viventi di muoversi. Perché è come dirgli agli animali, ma anche agli esseri, anche alle piante di generazione in generazione, perché dire a un essere vivente tu non puoi migrare è come dirgli tu non puoi respirare. Gli stai impedendo una delle risorse, delle risposte prime della vita. Allora, via via che la temperatura cambia, ti faccio, questo è un esempio banalissimo, e aumenta, che cosa succede? Succede che hai microrganismi, piante, animali, tutti che passano dai tropici verso noi, verso le zone più alte. E questo porta, diciamo, animali e microrganismi che prima non erano in contatto con gli uomini ad entrare in contatto con l'uomo. Questo porta, diciamo, malattie che prima erano veicolate da animali che non erano tipici, per esempio, delle nostre latitudini ad essere presente alle nostre latitudini. Tutto questo accade. E poi c'è un altro, e poi non c'è assolutamente come possiamo pensare che non sia conseguenza dell'uomo ciò che sta accadendo. Oggi la maggior parte della popolazione mondiale,
credo che siamo intorno al 57-58%, ma con un rapidissimo aumento, vive in ambiente urbano. Gli ambienti urbani sono ambienti molto densi, molto efficienti anche dal punto di vista energetico, delle opportunità, dell'economia, senza alcun dubbio, ma sono anche molto densi. E allora l'avanzata, il contagio, tutto ciò che prima, che un tempo era ovviamente per motivi molto comprensibili limitato a dei luoghi e che magari rimaneva endemico in dei luoghi per decenni, per secoli, di colpo, guarda, un classico esempio è l'Ebola. L'Ebola è rimasto endemico per una piccola zona dell'Uganda per decenni, prima di, diciamo, un po' diffondersi. E l'HIV nasce anche lui in Africa, ma era presente in Africa da tantissimo. E poi si è diffuso. Tutto questo ha a che fare anche con la globalizzazione del nostro pianeta. Un virus che fa il salto di specie in Cina, nel giro di 10 ore lo trovi in tutto il mondo. Quindi da una parte ci sono... È l'azione attiva dell'uomo, nel senso che esatto. Passare un termine molto, come dire, meno scientifico, da una parte noi sfruttiamo questi virus che cercano altre locazioni e noi siamo, come dire, un piatto decisamente ricco, e dall'altra, diciamo, c'è l'altro elemento invece è quello che dicevi, cioè le nostre condizioni di vita che sono cambiate perché sono interconnesse, quindi per esempio questo virus, adesso per rimanere ai giorni nostri, si è diffuso in un batter d'occhio da lontananze inimmaginabili. Quando abbiamo avuto le prime notizie dalla Cina, pensavamo che fosse un problema dei cinesi, il che non lo rendeva meno importante, ma certamente sembrava che accadesse veramente altrove. Ma guarda, ormai sappiamo anche che praticamente il salto di specie è avvenuto in Cina intorno agli inizi di novembre. Ora, Sì. se te pensi dagli inizi di novembre il salto di specie, cioè il passaggio dall'animale al primo uomo, oggi siamo a fine marzo ed è diventato ed è ormai più di un mese che è una pandemia mondiale. Qui capisci la velocità con cui oggi queste malattie si propagano. Ma il punto fondamentale, quello che vorrei che fosse chiaro, è che quando noi andiamo a giocare con la temperatura, non sappiamo quale sarà il risultato finale. Può essere un virus, può essere l'innalzamento dei mari, può essere una modifica della biodiversità, può essere tutto, tutto. Di fatto stiamo andando a modificare il singolo parametro più fondamentale che esiste sul pianeta. Qui andiamo a modificare qualcosa che ha grandi dimensioni, grandi effetti, non Ha grandi piccoli. effetti e che è imprevedibile, cioè siccome qualunque tipo di reazione sul pianeta è influenzata dalla temperatura, predire che cosa succede in un sistema complesso quando aumenti di 2 o 3 gradi, la temperatura è impossibile. Certo, ma dunque usa. Perché credo che poi il tempo che abbiamo a disposizione sono altri 10 minuti, così e c'è una cosa a cui tengo molto, e cioè una delle altre cose straordinarie, cioè, che mi avevano colpito molto era quando sono venuta, peraltro c'eri anche tu, a visitare appunto la Triennale, la mostra che avevi fatto la Triennale, nel vedere in realtà tutte le stanze, ma in particolare le ultime due. Che cosa mi aveva colpito moltissimo? L'una era, diciamo, le mettiamo in ordine di apparizione. La penultima era quella in cui veniva ricostruito, diciamo così, il meccanismo di comunicazione, di interconnessione che le piante avevano fra di loro attraverso apparati radicali, le ramificazioni, eccetera. Era molto bello, no? Chi l'ha visto può sapere quello che dico è assolutamente vero, perché questa cosa veniva resa, poi adesso tu lo puoi spiegare meglio, con un meccanismo di nel buio, con un meccanismo di illuminazione, quindi si vedevano, come dire, attive, si vedeva attiva tutta questa comunicazione. E l'altra sala era molto bella perché c'era questo effetto fortissimo, in cui ti mettevi le cuffie e sentivi il rappresentante
della Nazione delle Piante che parla all'Assemblea dell'ONU. Di quest'ultima cosa, in realtà, tu avevi già, come dire, ragionato e stavi già, come dire, pensando a un libro che poi è stato La Nazione delle Piante, che ho qui sul tavolo e non posso evitare di mostrarlo, che è questo, in cui praticamente l'idea è che le piante hanno, non solo hanno molto da insegnarci, ma in qualche modo in questo libro prendono proprio le redini del gioco in mano e ci dicono, ma insomma, cosa state facendo, no? E danno appunto quella che tu chiami la Costituzione della Nazione delle Piante, di cui puoi parlare direttamente tu naturalmente. Però che cos'è che mi interessava di questa cosa? Più la penultima sera della mostra dava l'indicazione non solo di questo mondo straordinariamente vivo, che appunto quando sono uscita lì non sapevo dove mettere i piedi perché pensavo che tutto sarebbe potuto stare sotto, soprattutto che mostravano con fortissimo, ci poteva, c'era la possibilità, cosa di cui abbiamo parlato anche altre volte, di avere degli ambienti, boschi, le foreste, eccetera, che hanno un reciproco, cosa che peraltro più volte ricorre nei tuoi testi. E quindi in un certo senso molto da insegnare le nostre società efficienti di cui poi parliamo, insomma, sono efficienti ma mostrano poi delle particolari fragilità. Ma non era... Quindi in che senso questa organizzazione, diciamo, del mondo vegetale è in qualche modo un sistema di comunità assolutamente diverso dal nostro? Beh, è tutto diverso. Beh, sai, questo è uno dei temi che a me affascina di più, nel senso che noi abbiamo questa visione neo-darwiniana, lo dico subito sbagliata perché Darwin non dice mai niente del genere, ma che diciamo è stata portata avanti dai suoi adepti più stretti, come una vita gladiatoria, chiamiamola così. Proprio è stata così chiamata, una visione gladiatoria della vita, in cui il più forte uccide il più debole, perché c'è questa, il tutto nasce da questa idea malthusiana, di Malthus, che se tu hai una popolazione che cresce in maniera esponenziale, e invece hai delle risorse finite, come ha il nostro pianeta, per forza di cose questa popolazione passerà il tempo Ora, questa visione, ci sei? Funziona tutto? Sì? Non ti sento. Continuo? Aspetto. No, ma non ti sento, Anne. Ah, quindi io posso, vedo da Nicola che mi dice Anna, non ti si sente, Stefano, ti sentiamo, continuo? Fai un cenno con la testa. Vado. Vabbè. Allora, spero di aver capito dai segni di quello che facevi che posso continuare. Allora, che ti stavo dicendo, quello che stavo dicendo è che c'è un'idea quindi della vita come un continuo azione del più forte sul più debole, che è soprattutto riguarda la vita animale.
riguarda la vita animale e riguarda soltanto una parte della vita animale. Ora, cerco di, mi riprendo dopo questa interruzione strana e cerco di essere più chiaro. Da una parte c'erano i neodarwiniani che dicevano: guardate che la vita è appunto un'arena in cui il più forte, il più adatto, diceva Darwin, sopravvive a scapito, diciamo, dei meno adatti. E dall'altra parte c'era tutta una scuola, invece, sempre di darwinisti, ma russi. Uno dei più importanti rappresentanti di questa scuola era il principe Kropotkin, che noi conosciamo soprattutto perché era per le sue tesi anarchiche, ma era uno straordinario evoluzionista, il quale scrisse un libro meraviglioso che si chiamava Dice, guardate che ai fini della propagazione delle specie, non è vero che è la competizione che conta di più, quello che conta di più è la cooperazione. La maggior parte delle specie cooperando riescono a propagarsi e a mantenere, diciamo, la propria attività molto meglio di quanto non facciano, le altre specie che competono. Anzi, Kropotkin identifica due fattispecie diverse, cioè gli individui della stessa specie che competono per delle risorse, oppure gli individui della stessa specie che combattono contro l'ambiente per resistere. Vi ripeto il nome del libro, vedo alcuni messaggi. Il nome del libro è Mutual Aid, sul mutuo appoggio, e lo studioso è Kropotkin. È un libro che è stato pubblicato agli inizi del secolo scorso e che credo recentemente sia stato ripubblicato da qualche editore in Italia. Allora, questa visione, diciamo, della cooperazione è soprattutto valida per quanto riguarda le piante. Nel caso delle piante, proprio perché le piante hanno questo modo di vita sessile, quindi stanziale, hanno imparato a vivere insieme e a iniziare cooperazioni, collaborazioni, quello che oggi noi chiamiamo soprattutto, conosciamo soprattutto con il nome di simbiosi, che sono in realtà una forma di cooperazione. Guardate che è la stessa vita che è nata dalla simbiosi e dalla cooperazione. La nostra cellula, la cellula eucariota, la cellula, dei nostri, la cellula che compone il nostro corpo, è costituita dalla fusione di tre esseri, di tre batteri differenti, che si sono fusi e hanno costituito la cellula eucariotica. Quindi l'evoluzione, la grande evoluzione, funziona per cooperazione. Anche qui l'idea, questa idea che tutto sia competizione, è perché normalmente noi associamo l'idea di vita all'idea di vita animale, ma io lo ripeto sempre, lo ripeto anche in questa occasione. Gli animali rappresentano lo 0,3% della vita. Lo 0,3% sono irrilevanti. La vita su questo pianeta è formata all'85% da piante. E le piante, questo 85%, non si comporta come lo 0,3%, non lo potrebbe fare, sono terribilmente diverse. Ora, se vuoi, Anna, io continuo a parlare. Oppure, come mi comporto? Quanto tempo abbiamo? Fammelo vedere con le mani, Anna.
Mi dicono, qualcuno suggerisce, forse dovresti aprire il microfono. Continuo? Allora continuo. No, ce l'ho per 5 minuti, in cui scelgo io l'argomento. E allora l'argomento... Beh, è arrivato un messaggio che dice continui, professore, e quindi io continuo. Altri 5 minuti in cui racconto partendo sempre dalla comunicazione, ciò che sono in grado di fare le piante in termini di cooperazione. Cioè, immaginate, per esempio, un bosco. Molti forse di voi lo sanno, ma un bosco che noi vediamo come un insieme di individui diversi, quindi un bosco, soprattutto una foresta primordiale, beh, non è costituita da tanti individui che stanno lì insieme l'uno accanto all'altro, ma andrebbe più correttamente visto come costituito da un superorganismo, cioè un unico organismo che è formato dall'insieme di tutte le piante che lo costituiscono. In un certo senso è un po' come quando vedete uno stormo di uccelli o uno sciame di insetti o una colonia di formiche. Ecco, tutti questi sono esempi che servono a farci capire in che cosa consiste un bosco, una foresta. Quando noi la guardiamo, dobbiamo pensare che tutte le piante, tutti gli alberi di questa foresta sono connessi gli uni con gli altri attraverso una rete radicale, una rete che appunto era quella che Anna ricordava prima. Era mostrata anche nella mostra alla Triennale, una rete che unisce tutte le piante del bosco ed è una rete attraverso la quale fluiscono non soltanto nutrienti materiali, ma anche informazione. Cioè, il passaggio, diciamo, di materiale, per esempio, nelle cure sociali è uno delle cose più importanti, di cui possiamo parlare. Scusate, leggo che mi stanno chiamando sul cellulare. Chiamatemi e vediamo se possiamo risolvere questo problema. Saltate la diretta. Mi chiamate? Io credo che siamo ancora in diretta. Siamo in diretta, lo chiedo. Mi vedete? Mi sentite? Lo chiedo agli spettatori. Pronto? Io sì. Non lo so, penso di no. Cioè, sentono me? Io sento e vedo, mi dicono, sì. Allora, proseguo tranquillo. Bene. Allora, chiudo? Va bene. Allora, qualcuno ha scritto: abbiamo bisogno di immaginare una passeggiata nel bosco. Bene, allora immaginiamo di nuovo questa passeggiata nel bosco. Siamo in un bosco, dobbiamo immaginare che sotto di noi, sotto i nostri piedi, tutti gli alberi che ci circondano sono connessi gli uni con gli altri attraverso una rete sia di retta radicale, cioè di fusioni radicali, sia attraverso una rete di radici e funghi. Che cosa serve questa
cosa serve questa rete? Beh, questa è una rete, è una vera e propria rete attraverso la quale passano i nutrienti, i materiali. Per esempio, immaginiamo le cosiddette cure parentali, cioè le cure parentali sono quelle cure che noi umani diamo ai nostri figli, che possono durare tantissimi anni, non se ne parli nell'uomo, ma insomma, soltanto negli animali superiori di solito durano qualche anno. Beh, nelle piante ci sono cure parentali che possono durare 15-20 anni, un po' come nell'uomo. Cos'è una cura parentale? È un albero che nel bosco, attraverso la rete radicale, fornisce tutto ciò di cui hanno bisogno ai semi e quindi alle piantine piccole. Perché pensate a un bosco. Come fa un bosco? Un bosco è un luogo oscuro, una foresta è un luogo oscuro, un seme che cada nel bosco e da cui nasca una piantina, prima che arrivi alla luce dovranno passare tanti anni. E quindi per tutti questi anni la pianta cresce e vive perché è grazie a ciò che accade intorno a lei, cioè grazie a ciò che le altre piante sono in grado di passargli. Anni fa una mia collega canadese che si chiama Susan Simard fece uno straordinario esperimento isolando praticamente in un bosco un abete dall'accesso attraverso le radici sia all'acqua che ai nutrienti, ma mantenendo intatto i collegamenti radicali con le piante vicine. Beh, questo abete è ancora lì, cioè è ancora lì vivo. No, no, e come fa ad essere vivo? È vivo grazie a ciò che passano le piante vicine. Addirittura in una foresta un ceppo, cioè un ceppo è una pianta che è stata tagliata, e beh, molto spesso è viva, continua ad essere vivo, è mantenuto in vita dalle piante vicine. Perché? Perché c'è un'utilità nel mantenimento di una comunità. La comunità è il principio vitale, è l'unità che serve a rendere possibili la sopravvivenza. Quindi, quando vedete un bosco, quando vedete una pianta, sappiate che quello che state vedendo è un organismo molto diverso. Per esempio, oggi ora scrive Giacomo Annalisa: faccio bene ad abbracciare le piante del mio terrazzo. A parte che devi avere un terrazzo molto grosso per poter abbracciare le piante, ma guarda, io le abbraccio, però le piante, ti dico, non amano essere toccate. E anzi, c'è un famoso esperimento, un famoso esperimento in cui si fanno crescere due piante toccandone una per un minuto al giorno e l'altra non toccandola, e si vede che quelle che sono toccate crescono molto meno. Poi mi dicono di consigliare un libro. Beh, a parte, io do per scontato che abbiate letto i miei, soprattutto L'incredibile viaggio delle piante e La nazione delle piante. La nazione delle piante è il libro a cui io sono più affezionato. E poi, se ve ne dovessi però consigliare un altro, io vi consiglierei l'opera di Thoreau. Ne ho parlato recentemente. Ci sono i libri da Walden agli estratti dei suoi diari che riguardano il suo rapporto con la natura, sono straordinari. Andate, leggeteveli ora che state in casa. Poi c'è un albero senza foglie può essere chiamato un albero, ma certo che è un albero. Un albero senza foglie è un albero nella fase invernale. Se poi è un albero senza foglie perché è morto, è un albero morto. Letto tutti, benissimo. Sono stato abbandonato qui in questa diretta da solo. Saluto, mi dicono che prima di chiedere puoi spezzare una lancia in favore dell'ailanto. Certo, Nicola, l'ailanto. L'ailanto suscita nelle persone sentimenti di odio profondi. Io ho letto
ho letto dei blog su internet di persone che sono normalmente progressiste, ecologiste, eccetera, che quando parlano di ailanto perdono il lume della ragione, utilizzando una terminologia e una casistica che è tipica proprio la tipica dei razzisti. Dico, sentite che cosa fa l'ailanto, puzza. Classico, no? Cosa fa lo straniero? Puzza. Leva il posto alle nostre piante. E quando mai? Ma cosa leva il posto alle nostre piante? Ed è robusto, non lo ammazzi mai. Allora, se leggete i blog sull'ailanto, trovate delle cose pazzesche, tagliatevi, bruciatevi, gente che no, non usa, non usa, non userebbe mai un diserbante, dice iniettategli il diserbante all'interno del tronco, questa è l'unica maniera per ucciderlo. Allora, ma l'avete mai visto? Io vi chiedo, vi siete mai soffermati a guardare la meraviglia dell'ailanto? Innanzitutto è un albero bellissimo, lo abbiamo importato, l'uomo lo ha importato dall'Oriente, era chiamato l'albero del paradiso, da quanto era bello, è bellissimo. Poi è un albero che cresce dove le altre piante non crescono, lo vedete crescere lungo la ferrovia, lo vedete crescere dietro i muri delle fabbriche. Spacca il cemento, è una meraviglia del creato, una meraviglia, una pianta straordinaria. Queste piante così sono le piante che io amo di più. Le piante invasive sono le piante che io amo di più, sono le piante che io studio di più, perché sono le piante che sono in grado di risolvere i problemi. Sono le piante che sono in grado di fare ciò che noi animali non sappiamo fare, perché noi animali scappiamo dai problemi. E invece queste piante qui sono in grado di risolvere i problemi. Cioè, se stanno in un luogo e resistono e entrano, ne capiscono, diciamo, riescono a percepire i parametri dell'ambiente e riescono a mettere in atto tutte le soluzioni più brillanti per garantire la propagazione della loro specie. Allora, ho letto qualcuno che ha scritto: mi sono appena innamorato dell'ailanto, perfetto, sono contento. Innamoratevi dell'ailanto e pensate che quando sentite dire che dobbiamo proteggere la nostra flora da una flora invasiva, stiamo sentendo una serie di stupidaggini. La nostra flora è la flora invasiva di millenni fa, di 100 anni fa, di 200 anni fa, di 500 anni fa. La nostra flora non esiste, così come non esiste la razza italiana, così come non esistono le razze. La vita è l'unico parametro da tenere presente. E con questa, diciamo, massima di saggezza, e visto che l'Anna mi guarda e non fa bella, io dico che si può chiudere questa diretta. Vi saluto tutti. C'è una domanda? Ci sono anche negli arboreti qualcosa di simile al World Wide Web? No. Negli arboreti questa rete non si forma. Arrivederci e grazie a tutti. Ciao.